Allora quindi il Presidente del Consiglio può sciogliere da qui fino alla fine della legislatura tutte le sedute. Ma che è? C'è un privato in corso serio, no? Ma quali sono? Ma questa è una violazione, no. Ma oggi ci sono 3.000 euro di consiglio. Allora mi deve dire. Non capito! Segretario, mi deve dire. È una questione morale questa. No, se in questa situazione l'istruttoria è un motivo valido o ostativo allo svolgimento del Consiglio Comunale. Ah, quindi a discrezione del Presidente si può fare a qualsiasi. Noi non siamo d'accordo. Responsabilità si mette a verbale perché la città... ma non è quello che c'è scritto, cioè, c'è scritto, ma allora sono io scritto, allora, ecco lo dice, no ma dice anche, cioè, che, ecco, dice anche che garantisce il regolare svolgimento della scuola, resta regolare, c'era un ordine del giorno, non è stato garantito il regolare dello svolgimento della scuola, il segretario generale. Il segretario generale mi ha comunicato un'ora fa l'esistenza di una istruttoria non ancora conclusa. Sta scritto prima sui giornali della è conclusa? No. Il segretario generale mi ha detto che gli atti votati sotto istruttoria potrebbero essere illegittimi. Quindi il Consiglio Comunale non è valido. In questo momento il Consiglio Comunale non è valido. Io lo trovo, allora, io lo trovo una roba. Io lo trovo una cosa. Allora facciamo un altro discorso, e anche gli altri presidenti sono illegittimi, chiaro? È tutto illegittimo. Il presidente è illegittimo. Cioè il presidente illegittimo non può sciogliere la sedia. Dopo 4-10 consigli che fanno? L'istruttoria si è aperta l'altro giorno. L'istruttoria si è aperta. Allora anche tutti gli altri atti sono illegittimi. Quando si è aperta?